Vi buco le ruote? Vi storpio il cane? E attacca, bastia! Stava qui. Finché non torna Miles, dobbiamo accertarci che nessuno soffra la fame. Oh, Peter, che bello vederti. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti... Ehi, attenta! Sto bene. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri? Tu e Ben. Sempre pronti a usare le mie stesse parole contro di me. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Dov'è Miles? Non può aiutarti? Ah, lo sto facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. È incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Antiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Zitto, zitto. Una passeggiata, certo. Come ha fatto un gruppo di detenuti a combinare questo? Sembra sia passato un bulldozer esplosivo. Posso rinunciare. Al Fist servono gli antibiotici. Sentito che rumore la sua testa quando il gigante l'ha colpito. Come un insetto contro un padre. Comunque, raga, vi devo dire una piccola curiosità. Te che sali sulle macchine. No, 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 no. Questo mo me piglia. Vabbè, e che... Vabbè, buongiorno, prendetemi, ho capito. Cioè, già incominciamo male. Questa è la scarogna che mi aveva dato nella puntata precedente. Praticamente, piccola curiosità. Nella scorsa puntata è capitato che io, per sbaglio, non ho... E allora c'hai gli occhi da dietro, figlio mio, dai. No, 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 no. Non me la fare sta carognata, Meglio muoversi. Deficiente. Dai, 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 dai. Potrei scavalcare quel muro. Sono medicinali. Praticamente nella scorsa puntata, quando avevo registrato la scorsa puntata, purtroppo li mortacci tu veramente che non crepi. Praticamente mi ero scordato di mettere il microfono. E sapete che ho fatto? Mi sono doppiato. Cioè, ho messo il video e ho parlato, cercavo di dire qualche cosa. Fantastico. Io ne avrò fatte di stupidaggini, ma scordare addirittura il microfono è stato una di quelle cose che ti fanno venire la gioia. Non lo so, madonna. Proprio il sorriso. Ok, ce la faccio? Ce la faccio. Oh, questi pigliano ammazzate chi? Ma devo aggirare quegli uomini. Non ho queste informazioni. Mi pare gli uomini della Sable. Non voglio lasciarti in pasto. Bene. Mi dai forza. Molto bene. Ok, andiamo. I super criminali hanno preso di mira i centri accoglienza. Sì, sì, proprio questo qui vicino. Non ti gira. I morti tuoi, li morti. Facciamo le dita. Salta! Questa roba varrà una cifra niente male sul mercato nero. Dai, scaviamo ancora. Un paio di kit. Ma in che posto te ne sei andato, Miles? La faccio cagatina. Fra te e Mary Jane, vi potete mettere lo stesso banco, ve lo dico io. Ci avete la stessa testa. Devo evitare il cecchino. Ale. Pure i cecchini, e beh, giustamente. Perché così non è così difficile. Te ne puoi andare tu col cecchino, che sennò questo mi piglia. Ok. Vabbè, insomma, nella scorsa puntata ho fatto un figurone. Oh.
Tutti sti occhi addosso, cioè gli stalker. Ti non deludermi. Amoxicillina. Perfetto. E mo questo viene. A me non aspettavi che me ne andassi. Sì, vabbè. Mo questo se ci vede e se ci scopre, so cavoli amari. Il programma dei rifornimenti. Ora! Yaskazan! Signori, chiedo venia. Il mio partner è sgraziato. Non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria. Basta! Oh, ne avrei fatto a meno. Qua di sicuro sì. Comunque non per dire, ma c'è un bel sedere, Rhino. Un sedere di metallo. E forse qualcosina di più. Non credo mi abbia. Comunque fantastico, Miles si è fatto sentire. Ora? Oh, per la miseria. Chiunque tu sia, esci fuori. Ho tempo da perdere. Dove vado? Forse posso fregarlo. Ok. Ti divertono i giochi di luce? Sì, molto. E anche i giochini di hacker. Che piedi, oh! Ottimo! Cioè questo se mi casca sopra, sono fregato proprio. Posso? C'è anche un trattore? Salta, salta! Aiuto! C'è un omone cattivo qui! Dove vado? Oh! Non c'è altra via, devo superarlo. Ah! Ma ho paura che viene qui. C'è qualche cosa con cui fare? No. Ok, devo semplicemente andare così e colà. Aiuto! Ecco, adesso proprio sono fregato. Penso proprio di sì. Ok, penso sia il momento. Ok, ora che è di spalle, ora che è di spalle. Fantastico. Come lo sto aggirando, è una cosa fantastica. Oh, oh, non ti permettere. Devo andarmene. L'uscita non può essere lontana. Dove vado? Ah ok, qua giù. Madonna che caga questo qui che mette. Finito! Ma è ciecato questo, eh. Cioè non m'ha visto. Basta nasconderci! Ma non ti viene in mente il fatto che ancora me ne sono scappato e non ci sono più? No? Il container. Io schiaccio te. Ma dove arriva Hulk? No, da questa parte. Devo fare in modo che liberi l'uscita. Ah, ho capito. Forse devo far attivare la cosa qui. Così lui viene da questa parte e spacca tutto. Ma? Compare, che sei sordo? Dove sei finito? Questo oltre a essere scemo è anche sordo. Grazie. Via, via. Madonna. Eh no, adesso, proprio adesso che stavamo per arrivare. Ciao. Ah no, siamo usciti, meno male. E come nascondino? Vabbè, ma è perché sei grosso e gli altri è facile che ti vedono. È ovvio, tu perdi sempre.
Ora non mi resta che avvisare May. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah, sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo okay. Fegato. Fianchi dritti. Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. No! Hai capito? Wow. Sei in coda? Nah, sta bene così. Hai fatto bene, perché sennò ti avrei fatto vedere i sorci verdi. Il mio repertorio. Miles, ehi, ti stavo cercando, tutto bene? Ehi, Sib, non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Ok, ma ragazzi, un'altra missione è andata bene. Se le cose si mettono male, i detenuti potrebbero prenderlo di mira. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarai il primo a saperlo. Ottimo, grazie, Miles. Qual è quest'altro costume? Oh, cavolo, bellissimo. Certo, forse non ci azzecca molto, ma non lo so, non ce lo vedo tanto. Ho capito il piano di Rhino, attaccare i centri accoglienza Oscorp. Credo di sapere qual è il suo obiettivo attuale. Da Harlem arrivano segnalazioni di una sorta di terremoto. Tipico di lui, vado subito. Tu come te la passi? Stanco, ma tengo duro. Andrà tutto come deve, abbi fede. Oh, Pumba. Vabbè, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Stata molto combattiva, proprio contro quello lì, proprio contro Rhino, non c'è da scherzare. Anche perché c'ha un corno che è una favola. Complimenti per il corno. Comunque, questo è qua. Ehi, vi è scaduta la patente. Potremmo spararti, bastardi o investirti. Oh, e che facciamo? Vabbè. È la tua fermata. Avanti indietro, cioè destra sinistra. Che ti pareva? Avanti il prossimo. E ti pareva? Nessuno di noi tornerà in galera. L'evasione? Fuori giri. Bellissimo. Le capisco, ma prendersela con me a quello non ci arrivo. Oh. Se non concludiamo la puntata con una di queste cose, non è una fine stupenda. Non è un finale. Che poi, inoltre, sono migliorato con i combattimenti. E uno direbbe, ma ci mancherebbe altro. Tutto sto tempo, sapete che dovevi pure fare schifo. Ok. Per punizione, vi spacco tutte le moto. Vi buco le ruote? Vi storpio il cane? Guarda un po' a questi. Poi è arrivato addosso a quello, solo che l'ha trapassato. Comunque, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se l'avete ancora fatto. Noi, nella prossima puntata, sicuramente dovremmo sconfiggere Rhino. Parlavano di Rhino, quindi penso proprio di sì. Che poi il suo obiettivo sono i centri d'accoglienza, quindi stiamo proprio fregati. Il potere corrompe. Io sono un uomo del popolo, un autentico bravo, è così che si parla. No, certe volte Jameson dice delle cose straordinarie. A volte sparla di... cioè non a volte, sparla molto di Spider-Man. Perché cerca di tutto per farla andare, insomma, in gattabuio. Oppure di incolparlo appunto di cose che c'entrano un cavolo. Dice, così, colà, sì. Vorrei vedere a te, qua. Però è un bravo uomo, sì. Bravo giornalista. Di tutto e di più. Questi mi hanno fatto cascare. Oh, maledetta voi. Vieni qui. All'attacco fratello. Si attacca, bastia. Quegli zaini a reazione sono uno spettacolo. Beh, vabbè, ma a te non servono. Dopo queste piccole missioni, che sta facendo? Aiuta, la ragazzi.